Buongiorno a tutti, quindi benvenuti al seminario Digital Acceleration, il percorso di trasformazione digitale sostenibile, organizzato nell'ambito di Quantum, il Festival della Scienza del Comune di Gardone Valtrompia, e presentato da CSMT Officina Liberty in collaborazione con Inexhub. Lascio la parola al dottor Giancarlo Turati, presidente di Inexhub. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Io, come appena citato, sono Giancarlo Turati, sono presidente di Inexhub, che è il Digital Innovation Hub, diciamo, del territorio bresciano, che racchiude al suo interno una serie di realtà che hanno come scopo quello di diffondere la cultura della digitalizzazione e sostenere le aziende in questo processo. Sono anche amministratore delegato di una società che si occupa di tecnologia, tecnologia informatica, per la precisione reti e cyber security, che si chiama Fasternet. L'argomento di oggi è un argomento molto, molto attuale, di grande attualità, anche perché, come spesso accade, alcuni aspetti delle tecnologie diventano aspetti molto di moda e alcuni termini diventano termini molto di moda, ma poi nella realtà dei fatti, far diventare queste terminologie o queste tecnologie o questi plugin una realtà diventa un problema serio, perché ovviamente impattano sulle organizzazioni, impattano sui processi che le aziende hanno implementato, impattano su tutta una serie di aspetti che hanno poi una rispondenza fondamentale in quelle che sono le attività. Mi permetto solo di dire questa cosa: aziende che sono abituate a lavorare con una modalità, improvvisamente si ritrovano ad affrontare problematiche che non hanno mai affrontate. Dovete pensare che il mondo IT, quindi il mondo della parte informatica, fino a qualche anno fa era un mondo confinato all'interno della palazzina uffici delle aziende, raramente o solo in alcuni casi sporadici e per attività molto, molto specializzate. Questo tipo di prassi e di attività entrava negli ambiti produttivi. Le macchine funzionavano per i fatti loro, tu preparavi il programma che aveva le istruzioni della macchina su delle chiavette USB e gliele portavi direttamente sulla macchina, oppure utilizzavi delle reti di connessione alle macchine proprietarie e soprattutto fine a se stesse, quindi non collegate alla rete informatica dell'azienda, e a quel punto gli ambienti erano confinati. Improvvisamente, con l'avvento delle tecnologie digitali, il mondo è cambiato completamente. Quindi le macchine sono connesse al sistema informatico dell'azienda, comportando una serie di problematiche anche dal punto di vista della sicurezza e dei dati notevoli, ma soprattutto le macchine sono in grado di fornire una mole, una quantità di dati che prima non venivano utilizzati. Da un lato questo è diventato un plus, cioè quindi tutti molto felici e molto contenti di poter avere a disposizione informazioni che prima venivano ricavate in maniera molto più superficiale o addirittura non venivano ricavate. E una volta capita l'utilità di queste funzioni, si è diffusa, o meglio, con una certa inerzia si diffonde questo tipo di valutazione. Quindi le informazioni che le macchine forniscono sono informazioni che vengono raccolte e vengono portate all'interno dei sistemi informatici, e subito dopo si è presentato un altro problema. Una volta che ho tutti questi dati, che ne faccio? Perché alcuni sono funzionali alla mia attività: quanti pezzi faccio, quanto è stata ferma la macchina, quali sono i tempi morti, quanto tempo ci metto ad attrezzare la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi ci sono anche tutta una serie di altre informazioni che entrano nella dinamica e nella logica della predittività. Quindi io ho dei sistemi che, attraverso l'analisi dei dati che mi forniscono, che l'ambiente produttivo mi fornisce, posso provare a immaginare quando un determinato componente del mio sistema produttivo si guasterà, e quindi intervengo prima, ma soprattutto intervengo nel momento in cui serve. La differenza sostanziale tra la predizione e la manutenzione predittiva rispetto a preventiva è esattamente questo: la manutenzione preventiva prescinde dal fatto che il pezzo che si va a cambiare sia effettivamente necessario cambiarlo. La manutenzione predittiva invece ti dà una serie di informazioni che permettono di intervenire solo e quando è necessario. Questo ovviamente comporta delle ottimizzazioni. Questo è un esempio, dopodiché nel corso del webinar di oggi impareremo tante cose. Cosa che mi premeva dire è che questo processo non è un processo scontato.
presuppone che dal lato dell'azienda vi sia una consapevolezza dell'utilità del processo di digitalizzazione, presuppone che il processo di digitalizzazione non sia fine a se stesso e quindi non sia visto come un elemento esterno rispetto a tutt'insieme dei processi che soprassiedono alla produzione, e quindi è un processo di cambiamento che presuppone che le persone, prima di tutto le persone, le macchine ci mettono 2 nanosecondi a entrare in questa logica, ma le persone hanno delle resistenze, le persone hanno delle riserve mentali nel momento in cui cambia qualcosa e rispetto a un'attività che si è sempre fatta in un modo, adesso si fa in un altro. A questo punto ci sono tutta una serie di problematiche, quindi è importante che si inizino e si facciano iniziative come queste, proprio perché più si diffonde la conoscenza e più si entra nel merito di che cosa sia il processo di digitalizzazione, quindi di progresso digitale all'interno delle imprese, più questo avverrà con una certa frequenza. Un dato è fondamentale: chi non affronterà questa tematica, cioè le imprese che non riusciranno in qualche modo a entrare in questa logica e affrontare questo percorso, sono imprese destinate a rimanere poi ferme, perché il mondo, il mercato stanno evolvendo tutti con grande rapidità esattamente in quella direzione. Quindi non affrontare questo tipo di ragionamento porterebbe un danno sostanziale alle attività dell'azienda. E qui ho finito il sermone iniziale. A questo punto entriamo un po' più nel merito. Abbiamo organizzato questa cosa con una tavola rotonda proprio per non annoiare troppo le persone, nel senso che ci alterniamo su domande e le persone che risponderanno alle domande sono persone che hanno una notevole esperienza sul campo. E quindi inizierei con questa domanda per Andrea Pasotti. In che cosa consiste il processo di digital acceleration? Un po' l'ho buttata lì io, però è chiaro, Andrea, se magari vai un po' più in profondità, portiamo un valore aggiunto. Grazie. Sì, mi sentite? Forte e chiaro. Mi senti perfetto, perché proiettando, adesso io ho perso, non vi vedo più, vedo solo la presentazione. Grazie Giancarlo. Magari giusto un cenno, mi presento. Andrea Pasotti, in CSMT mi occupo di processi aziendali di logistica di produzione, con anche ovviamente la leva digitale, accompagno le aziende nella scelta molto spesso di nuovi sistemi informativi o di soluzioni comunque di digitalizzazione che, come diceva Giancarlo prima, fanno efficienza, riducono i costi, fanno risparmiare tempo e quantomeno non fanno peggiorare oppure fanno migliorare il servizio dal punto di vista informativo, quindi della consegna delle informazioni che molto spesso servono a prendere decisioni delle realtà aziendali. Ecco, il progetto di accelerazione digitale, che abbiamo chiamato così senza troppa fantasia, ma è proprio l'essenza e secondo noi quello che serve oggi anche alla luce del PNRR che verrà, serve alle nostre PMI in particolar modo, anche alle grandi ma anche alle piccole, e l'abbiamo concepito in metafora di modello a spirale, quindi una forma geometrica di tridimensionale che sale verso l'alto, quindi in metafora di crescita soprattutto culturale. Si parte dall'infrastruttura, per cui tutti quei dispositivi, principalmente hardware ma anche software, che servono in metafora anche qua da autostrada per innescare tutto quello che ne consegue dopo. E come avremo modo anche di approfondire dopo, la parte di sicurezza dell'infrastruttura è una cosa, è un elemento che non merita l'attenzione che dovrebbe, ma appunto il nostro progetto vuole anche portare all'attenzione questi aspetti di sicurezza, in quanto al di là di eventi che stanno succedendo, sono sempre più frequenti, di hackeraggi o comunque di intrusioni in sistemi informativi, è giusto ed è sacrosanto che ci sia alla base un'infrastruttura che poi supporti tutto quello che è la digitalizzazione dei processi, quindi la sede dei sistemi informativi, la sede della trasmissione e elaborazione dei dati e di tutte le reportistiche che ne consentono. Quindi, salendo al gradino successivo, il primo step, anche come si può dire, che naturalmente viene l'azienda, è quello di digitalizzare i processi. Il processo che cos'è in sostanza? È innanzitutto una serie di passaggi logici che ha un inizio e una fine, altrimenti non si può parlare di processo. Al più ci sono processi ricorsivi che sono sempre presenti oppure ricorrenti, quindi periodici,
ma devono essere schematizzati in questo modo. Processo che assolve a uno scopo. Il processo di fatturazione ha come scopo il portare a casa i ricavi, quindi avere gli incassi per un'azienda. Il processo di pianificazione della produzione ha come scopo quella di emettere un piano di produzione lungo quanto serve, quindi la giornata della settimana, del mese in azienda, affinché tutte le macchine, tutte le persone sappiano, non debbano preoccuparsi di decidere qual è la sequenza produttiva, perché il processo ha già definito, ne ha già definita una che è ottimale. E fino a questo punto, quindi, quando si parla di infrastruttura e di processi aziendali, si rimane entro i confini dell'azienda. Se poi il digitale permea il prodotto o il servizio, prodotto che deve essere necessariamente un bene durevole, quindi non si parla di beni di consumo, di prodotti alimentari, anche se a livello di tracciatura il digitale anche lì potrebbe far bene, si parla di prodotti che servono per produrre, quindi tipicamente impianti e macchinari oppure servizi al contorno. Se noi immaginiamo di non solo di connettere le nostre macchine, ma di connettere i nostri prodotti, quindi per fare anche qua un esempio, se ci mettiamo nell'ottica, facciamo finta di essere un produttore di macchine utensili oppure di impianti di cogenerazione, fate voi l'esempio, si può retroazionare, quindi raccogliere i dati da una macchina che diventa proprietà del cliente, del mio cliente, e nel ciclo di vita suo, che è tipicamente molto lungo, si parla anche di molti anni, anche una macchina può andare e rimanere in servizio anche 30 anni, attraverso appunto la raccolta dati che viene poi storicizzata su una piattaforma, anche il produttore, non solo l'utilizzatore, ne può beneficiare, conoscendo come il suo cliente lo usa, quali sono le risposte del prodotto nel ciclo di vita, e quindi può andare allo step 4 successivo, quello che non è più squisitamente digitale, ma il digitale lo abilita, è quello di attivare una maggiore vicinanza, in gergo si chiama customer intimacy, quindi una maggiore intimità, ma anche qua in metafora, con il cliente, che è resa possibile dal digitale, per cui se il cliente vuole, che comunque il macchinario è di proprietà sua e comunque si ha a disposizione dei dati che non sono legalmente, diciamo concettualmente, di proprietà del produttore, ma se il cliente vuole, abilita il suo fornitore a conoscere l'evoluzione del sistema macchina che ha venduto, per cui questo può fidelizzare maggiormente i due attori, quindi il cliente e il fornitore. E quindi se il fornitore vuole, step 5, può evolvere il proprio modello di business, non smettendo, ma continuando a vendere il proprio prodotto o affittandolo, o poi ne parliamo meglio dopo, ma anche abilitando nuove linee di ricavo, vuol dire fatturati nuovi attraverso la fornitura di servizi di accompagnamento alla vendita del bene, che il cliente può pagare beneficiandone. Poi successivamente avrò modo di fare qualche esempio. Grazie mille Andrea, anche per il rispetto dei tempi, sei stato bravissimo. Mi è venuto. Tocca a Gabriele Zanetti, al quale faccio questa domanda. Dal dato all'informazione, com'è possibile far parlare le macchine oggi e quelle che sono vecchie, come aveva giustamente detto Andrea poco tempo fa? Ok, ottimo. Non so esattamente quanto tempo, ma sarò rapidissimo e indolore. Dai, tra no, i 5 e i 10 minuti va bene. Vabbè, ha una forbice ampia e cercherò di giocarmela. Poi mi riaggancio a quello che diceva anche all'inizio Giancarlo, che la cosa più preoccupante in questi casi è la frase "si è sempre fatto così", e quindi queste attività e questo... tutto quello che noi oggi parleremo va un po' nella direzione opposta al "si è sempre fatto così". Cerchiamo di farlo in maniera migliore, diversa e migliore. Come facciamo? La generazione di dati, quindi basare le nostre attività, le nostre attività aziendali sui dati, è ovviamente il caposaldo di ogni gestione, quindi... non si gestisce per sensazioni, non si gestisce per sentito dire, ma si gestisce sui dati oggettivi. Un po' tutto, quindi in particolar modo quando si parla di produzione e di aziende che fanno vera e propria produzione. In questo caso
come possiamo fare? Non serve per forza dover rivoluzionare l'azienda, cioè dire io ho effettivamente sempre fatto così e adesso cosa devo fare? Devo cambiare tutti i miei macchinari, devo inserire sistemi mirabolanti per riuscire a fare questo passaggio. Questo non è assolutamente necessario, la cosa si può fare gradualmente, considerando però che già buona parte delle macchine che noi abbiamo nelle aziende, qualunque esse siano, quindi macchine di produzione o macchine per di gestione di rilevazione di, non so, ad esempio gestione di acque, per dire, che non ci penserebbe, però cose del genere, hanno già dei dati, hanno i loro dati interni. Il problema è che noi non ci parliamo con questi dati e quindi non li raccogliamo. Quindi la prima cosa che si può fare è semplicemente pensare di raccoglierli, questi dati. Come posso raccoglierli? Ci sono le varie tecnologie di reti che si possono installare all'interno dell'azienda. Adesso vi cito come soluzione poco invasiva, sono soluzioni wireless, che quindi non necessitano di cablare cavi all'interno di un'azienda dove magari le macchine e le installazioni sono molto distanti tra loro, quindi un'installazione complessa, ma si possono installare semplicemente dei sistemi wireless che possono essere Bluetooth, Wi-Fi, oppure, utilizzato molto all'interno delle aziende, ve lo cito come informazione, sono il protocollo LoRaWAN. È un protocollo che permette di trasmettere pochi dati, quindi non ci vedo uno stream video, per dire, ma il protocollo è particolarmente robusto a disturbi elettromagnetici, alla ridondanza dei dati per essere sicuri che arrivino, e quindi permette di ricevere dalle nostre macchine questa informazione, questo dato. Il dato che cos'è, per esempio? Vi faccio un esempio pratico, per esempio può essere ho dei forni o delle attività forni o delle macchine termiche in giro per la mia azienda, queste macchine hanno una termocoppia installata, quindi leggo la temperatura, però il problema è che devo andare fisicamente tutte le volte a leggerla sulla macchina. Quindi l'installazione di un trasmettitore LoRaWAN, piuttosto che qualunque altra tecnologia, ma questo è cito LoRaWAN, permette di portare questi dati, che è localizzato sulla macchina, che già esiste, in un altro posto centralizzato, e quindi avere la possibilità di avere i dati praticamente in tempo reale. Quindi si passa dal dover dire ok, vado a leggere la temperatura sulla mia macchina, quindi fisicamente mi sposto e leggo la temperatura, magari che è salita troppo, quando ormai è già salita, quando già ormai è già tardi, quindi sono in ritardo, quindi arrivo mezz'ora dopo e quindi magari il processo che stavo facendo è ormai rovinato e quindi devo rifarlo e devo rilavorarlo. Quindi passo da una situazione in cui sono sempre in ritardo, nella migliore delle ipotesi, cioè quando lo leggo il dato, in alcuni casi magari non vado neanche a leggerlo, ma sono in ritardo, a una situazione in cui sono praticamente in tempo reale, cioè ho i dati trasmessi in un punto, al mio centro di controllo, in cui sono in tempo reale. Su questi dati poi cosa me ne faccio? O li leggo a mano, a occhio, se sono sufficientemente pochi, oppure su questi dati posso automaticamente, quando inizio a essere complessi, e ci mettono un attimo a diventare complessi, aggiungere dei sistemi che mi estraggano da questi dati delle informazioni. Per il fatto che la temperatura è salita sopra di 3 gradi e sta salendo molto velocemente, a me interessa sì nella misura in cui la velocità con cui sale, per esempio, è indice di qualcosa che si è rotto, quindi a me interessa l'informazione, si sta per rompere qualcosa, sta salendo troppo velocemente, quindi a me non interessa magari avere o l'informazione di vedere esattamente tutta la curva che sale, ma quello che mi interessa è una lucina rossa che mi dice automaticamente c'è una situazione critica. Il modo in cui esamina questa situazione critica è automatico e può essere fatto con sistemi di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sistemi si possono spingere fino ad anticipare il problema. Quindi qui arriviamo poi in alto, nell'alto di questo grafico, quindi ad anticipare, a fare concretamente quello che veniva anticipato nell'apertura, quindi manutenzione, attività preventive, cioè prima che ciò accada ci sono degli indizi, quindi dei dati misurati, concreti, in tempo reale, che mi indicano che qualcosa potrebbe andare nella direzione che ho identificato come non buona, e quindi
posso intervenire prima che questo accada. E questo si può applicare su, questo è un concetto generico, può essere applicato a tantissime cose, quindi una macchina che si sta per rompere, un utensile che si sta logorando troppo, quindi prima che inizi a farmi dei pezzi brutti lo vado a sostituire, prima, quindi prima di creare scarto, oppure anche previsioni di altro tipo, previsioni sulle vendite, esaminando dati storici del mio magazzino, degli ordini clienti, eccetera. Quindi adesso ho fatto un esempio sulle macchine, ma questo concetto di anticipare quello che potrebbe accadere sulla base di dati storici e dati oggettivi è applicabile ovviamente in tanti contesti. Qui nel caso industriale l'obiettivo e il traguardo è anticipare il funzionamento o i malfunzionamenti, lasciando eventualmente in un futuro molto prossimo la possibilità addirittura alle macchine di agire. Cioè l'esempio precedente: il mio utensile si sta logorando troppo, una soluzione, io ho questa informazione, quindi o una persona va e sostituisce l'utensile, ma nulla mi vieta di dire alla macchina: sai, se c'è questa informazione, sai che c'è, sostituiscitelo da solo l'utensile. La macchina va a prendere l'utensile nuovo, lo sostituisce e finisce la lavorazione. Quindi la macchina a quel punto è completamente smart, il mio plant, la mia installazione è completamente smart e si gestisce queste situazioni. Quindi fino ad arrivare a quel punto là, che è molto alto e molto complesso, ma si può partire da soluzioni, e si parte concretamente da soluzioni molto easy di installazioni che danno immediatamente delle informazioni di valore per l'azienda, quindi temperature, queste informazioni molto base, che però immediatamente hanno un valore per l'azienda. Ecco, questo è più o meno il... Grazie Gabriele. Volevo stressare un attimino il concetto di predittività, ma giusto perché mi sforzo di far capire a chi ci sta ascoltando perché si va così tanto nella direzione dell'analisi, della raccolta di dati anche eterogenei tra di loro e anche disparati. La situazione che stiamo vivendo in questo momento a seguito della pandemia è una situazione molto complessa. Da un lato ci sono aziende che hanno numerosissimi ordini in portafoglio perché c'è stata una ripresa molto violenta. Dall'altro abbiamo una sofferenza potentissima da parte di queste aziende, soprattutto del comparto automotive, perché mancano dei pezzi, mancano in alcuni casi le materie prime, in altri mancano i componenti elettronici necessari a terminare, a finire la produzione dell'automobile. Per cui oggi, se tu ordini una macchina oggi, te la consegnano, se va bene, aprile-maggio dell'anno prossimo. E tutto questo, stressando il concetto di predittività, per chi è stato previdente, era prevedibile nei mesi scorsi. Quindi relazionare tra loro dati, anche che non sono strettamente inerenti alla produzione, ma funzionali alla produzione, quindi io so quante macchine dovrò produrre, so cosa mi serve, la situazione geopolitica mi dà altri dati e mi dice che potrebbe esserci un problema di approvvigionamento, a questo punto approvvigiono il magazzino non in base ai dati che ho, che mi direbbero non approvvigionare perché di pezzi ne hai a sufficienza, ma in funzione del fatto che posso prevedere che i miei fornitori non mi daranno nel proseguo tutto quello che mi serve per poter completare la produzione. Siccome le aziende tendono a lavorare con un magazzino basso per ovvi motivi, perché il magazzino di fatto è un costo, se ho lì roba che non utilizzo e roba che ho pagato, ho un problema finanziario, però in questo caso sarebbe stato molto furbo, perché si sarebbe potuto far fronte in maniera più, diciamo, mitigata a questo tipo di rischio. Ecco perché tutti si stanno fortemente orientando alla valutazione dei dati, che sono da un lato i dati di produzione e di funzionamento appena citati molto bene da Gabriele, ma anche a dati che apparentemente non hanno nulla a che spartire con la produzione, ma invece sono funzionali a capire come possono interferire con i miei processi e in che modo posso attenuarli. Questo aspetto, che poi magari nel proseguo andremo ad affrontare, è un aspetto qualificante dell'evoluzione digitale, perché allarga di molto la possibilità delle aziende di essere al passo coi tempi, ma soprattutto al passo con il mercato. A questo proposito, adesso do la parola a Daniele Rovetta, che ci dice un po' qual è lo stato dell'arte rispetto al 4.0, che è forse il nome che abbiamo dato a questa evoluzione digitale. Prego Daniele. Allora, grazie innanzitutto. Io sono Daniele Rovetta, mi occupo per lo più in CSMT di reti di automazione industriale
e proprio per questo vorrei toccare un attimino un argomento importante che nell'implementazione di Industry 4.0 viene un attimino trascurato, o comunque è un aspetto che si tende a tralasciare o a porre in secondo piano. Erroneamente, adesso poi vedremo anche il perché. Tutto questo scambio di dati, interconnessione macchine, possibilità di raccolta di dati direttamente dai sensori posti in campo, ci porta un attimino a sovraccaricare quello che sono i sistemi di comunicazione delle reti di automazione dei nostri impianti produttivi, che sono nati ormai anche probabilmente un decennio, se non due decenni fa, continuano a fare il loro mestiere in impianto e di colpo si trovano a dover gestire dei flussi dati che fino a ieri non erano minimamente previsti. Intorno agli anni 2000, diciamo più o meno l'avvento è stato quello, nascono anche in campo di automazione industriale protocolli che si avvicinano sempre di più alle reti che noi conosciamo oggi e che utilizziamo anche in ufficio, e nascono protocolli basati su Ethernet. Questa evoluzione, diciamo, dei protocolli in ambito industriale stravolge quello che era un attimino l'architettura classica delle infrastrutture dei nostri impianti di produzione. Noi nei vecchi impianti di automazione, chi è del mestiere sicuramente ne avrà sentito parlare, conosciamo il famoso modello a piramide delle infrastrutture legate all'automazione industriale, dove ogni oggetto posto in rete poteva comunicare solo con il proprio controllore o con il proprio dispositivo che poteva gestire direttamente tali sensori. Non era possibile andare a interrogare direttamente, per esempio, come diceva Gabriele, un sensore di temperatura posto in impianto, ma il flusso dati che ne derivava dalla misurazione della temperatura, per esempio, di uno di questi sensori, era estremamente gerarchico e strutturato, quindi era difficile poter implementare anche solo una banalissima raccolta dati che non era prevista già in fase di progettazione di tale impianto. Con invece i protocolli moderni tutto questo vincolo cade e vediamo una struttura, come per esempio qui nella slide c'è quel bellissimo cubo fatto di tanti strati, che non è altro che il modello dell'architettura delle reti moderne, dove si evince che da qualsiasi parte noi partiamo con la nostra struttura, è possibile scambiare informazioni direttamente tra un sensore, per esempio, che sta posto in campo, direttamente addirittura non solo con il sistema di supervisione, ma anche con il cloud. Noi oggi possiamo inviare dati in cloud, richiederli direttamente a un sensore posto in campo senza dover intervenire su quella che è l'architettura e l'infrastruttura della nostra rete. Ovviamente tutte queste facility, tutte queste bellissime opportunità che questi protocolli moderni ci portano, aprono a una serie di criticità in ambito industriale che fino ad oggi erano un attimino trascurate. Innanzitutto dobbiamo pensare che le reti poste che noi troviamo oggi nei nostri sistemi di automazione e di produzione sono reti che furono perché probabilmente magari è una rete che è stata progettata più di anche una decina di anni fa, è una rete che è stata progettata esclusivamente per il funzionamento dell'impianto di automazione. Oggi la facilità di integrazione di questi protocolli ci porta a sfruttare l'architettura esistente per trasportare una serie di informazioni
che al momento della, della progettazione di tale rete non erano previsti. Il problema si crea quando, per esempio, Andrea, ti chiedo di girare la slide, per cortesia. Per esempio, qui c'è un bellissimo schema di una ipotetica rete di un impianto di automazione, dove vengono evidenziati i flussi, che sono, non sono altro che il carico del traffico che viene trasportato sulla rete per permettere la comunicazione di ogni dispositivo che c'è in campo. In blu vediamo la parte legata all'automazione dell'impianto di produzione, in verde vediamo un'ipotetica implementazione di 4.0, dove noi chiediamo, per esempio qui raffigurata potrebbe essere una telecamera o una fotocamera che non fa altro raccogliere immagini magari anche legate a un controllo qualità del prodotto finito, che noi vogliamo raccogliere e inviare a quello che è il nostro PC di supervisione, che non sta in impianto ma magari sta in ufficio. Chiaro che collegare tali dispositivi alla rete esistente è molto semplice. Il problema è che se vengono collegati in maniera non pensata e quindi o addirittura senza conoscere l'architettura della nostra infrastruttura, il rischio è quello di andare a sovraccaricare l'impianto esistente con volumi e traffico di dati che tale rete non riesce più a sopportare, in quanto non è stata originariamente progettata per poterlo gestire. Il problema delle reti industriali rispetto a quelle che sono le reti che noi conosciamo oggi è proprio legato alla tipologia di traffico che noi possiamo trasportare, alla tipologia, al dato che noi possiamo far viaggiare sui nostri cavi, perché i dati in un ambiente, in una rete industriale, sono per lo più dati molto piccoli, quindi volumi di dati abbastanza limitati, ma che hanno necessità di arrivare a destinazione nel minor tempo possibile, quindi dati, pacchetti piccoli ma veloci. Quello che invece succede in Industria 4.0 è quello che ci troviamo a dover avere la necessità di trasportare invece dati di grossi volumi, quindi sono pacchetti veramente grandi e che potrebbero in qualche modo andare a disturbare il funzionamento della rete che noi abbiamo in campo, che ricordo non è stata originariamente progettata e pensata per il trasporto di tali volumi. Una soluzione, per esempio, un consiglio che si può dare quando si parla di implementazione 4.0 su un impianto di produzione è quello innanzitutto di essere, venire a conoscenza, se non lo si conosce, di come è fatta realmente l'architettura della nostra rete per poterla riprogettare, oppure per pensare dove far convogliare tali flussi di dati per fare in modo che impattino nel minor modo possibile su quello che è il lato funzionale della rete. Altro discorso di quando si parla di interconnettività, viene un attimino semplice pensare, anche se anche qui il concetto è un pochettino trascurato dalle nostre aziende, è il concetto legato alla cyber security. Perché se è vero che la possibilità di interconnettere macchine ci dà l'opportunità di avere a disposizione una serie di dati direttamente dai dispositivi e dai sensori posti in campo, dall'altra parte ci apre un attimino, apre le porte a tutto quello che sono le eventuali criticità derivanti da un eventuale attacco informatico che potrebbe andare a danneggiare il funzionamento della nostra rete di produzione. Giusto per non entrando troppo nel dettaglio, cito qualche aspetto che potrebbe avvenire legato in conseguenza ad un attacco su un impianto di produzione. Sono banalmente la perdita di dati, quindi io potrei
subire un attacco dove perdo completamente le ricette del prodotto che io devo produrre e quindi mi trovo a dover ricostruire e recuperare i dati che mi servono necessari per fare la produzione del mio prodotto, oppure ancora peggio, perdita di know-how, quindi non ho solo la perdita dei dati, ma ho anche la possibilità che questi dati vengano divulgati magari ad altre aziende, competitor, e quindi di conseguenza perdere l'esclusività su un prodotto che fino ad oggi magari è stata la differenza sul mercato della nostra azienda. Un altro punto potrebbe essere il costo del fermo impianto legato al mancato produttivo, perché un impianto fermo ovviamente che non produce ha un costo. Quale costo potrebbe avere? Il costo del personale, per esempio. Gli operai posti in un impianto di produzione fermi in attesa del ripristino dell'impianto sono un costo, anche questo, che va tenuto in considerazione. All'ultimo aspetto, se non quello più importante, bisogna pensare il problema legato all'immagine dell'azienda. Immagine dell'azienda perché immaginiamo un'azienda, per esempio, farmaceutica che subisce un attacco di questo genere, va incontro chiaramente a una serie di conseguenze legate anche alla credibilità sul fatto che possa garantire o meno la produzione di un farmaco. E qui mi fermo. Grazie mille Daniele. Andrea, noi entriamo qua adesso un po' più nel merito del discorso che avevo fatto poco fa. Ti chiedo anche se riesci magari a recuperarmi un paio di minuti che ha usato Daniele in più. E ti dico, ma accumulare tutti questi dati solo per averli non ha molto senso, no? Quindi mi puoi dire che approccio si può avere corretto su questo sistema? Il microfono, Andrea. Mi ero autosilenziato senza accorgermi. Sì, sembra anche una moda per cui ho sentito molto spesso in questi ultimi anni dire che il nuovo oro sono i dati e vedo anche una certa apprensione in qualche manager e in qualche azienda devo sicuramente recuperare i miei dati, ma poi che ce ne facciamo? Qua utilizzerei un aneddoto, no, non per annoiarvi, una piccola battaglia, ma non cruenta, una piccola polemica che nel mio passato di analista dati ho fatto quando non ero il junior, quindi mi occupavo di quello che si chiama il number crunching, quindi proprio dell'analisi fisica. Il dato, qua parlavamo di questionari di aziende, quindi di dato raccolto manuale, ma appunto anche più costoso. Tu intanto vai e raccogli questi dati, poi ci penseremo a cosa farne. Questo potrebbe essere un approccio corretto in caso di esplorazioni, per cui se noi abbiamo, tornando in azienda, dobbiamo scoprire le modalità di guasto di un sistema, di un motore, di una macchina, piuttosto che andare a scoprire qual è la combinazione chimica degli elementi chimici per avere un formulato che ha dei certi obiettivi, e non sappiamo, allora come approccio direi induttivo si può allargare lo spettro di raccolta per andare a scoprire appunto delle correlazioni di dati, in modo tale che si scopre che una variabile è influenzata da un aspetto piuttosto che da due aspetti insieme, perché appunto si tratta di maturazione della nuova conoscenza. Attenzione alle false correlazioni, questo è un esempio che forse alcuni di voi mi hanno sentito, perdonatemi. Voi sapete che in estate le vendite dei gelati sono correlate al numero di incendi, che aumenta uno, aumenta l'altro. Se buttate tutto nel software di statistica, vi fa anche il coefficiente di correlazione pari a 1, comunque vi dà questo riscontro. È ovvio che i due aspetti non sono correlati. C'è un terzo fattore che correla entrambi, ma indirettamente, ma in modo scollegato, che è il calore, che è il caldo. Per cui attenzione su questo. Quando siamo in azienda, soprattutto se l'azienda è già avviata, quindi ha un certo numero di anni di esperienza, conviene andare a settorializzare l'esperimento, per cui si rispondono a certe domande
forti di un know-how che si ha prima, e quindi l'approccio è quello deduttivo, quindi si formulano delle ipotesi e si raccolgono dei dati spendendo risorse, tempo, denaro per verificare o contraddire queste ipotesi, che poi diventano conoscenza e poi servono per generare altre ipotesi. Voi vi siete mai chiesti che cos'è un dato? Qua, se mi permetti Giancarlo, dedicherei, diciamo, mezzo minuto, se qualcuno vuole prendere la parola, ma giusto per anche fare un po' di tavola rotonda. È corretto. Perché adesso parliamo di dato, ma qualcuno vuole tentare la definizione di cos'è un dato? Qualche coraggioso, adesso non mi aspetto che ci... Prendete pure la parola, ma decidiamo, dammi tu il timing, Giancarlo. Sì, no, ma... Anche sbagliando, visto che abbiamo anche le scuole superiori, non siamo all'esame, per cui anche sbagliando, però magari no. Nessuno vuole tentare, senza andare su internet, perché ovviamente... Wikipedia. Mi pare che non ci siano dei coraggiosi. Il dato è un simbolo. Per cui è un qualcosa di sensibile, un segno sul muro potrebbe essere un dato, tutti abbiamo presenti i carcerati che fanno le tacche sul muro, che ha un significato per il fruitore del dato, quindi nel caso del malcapitato o del naufrago, magari facciamo questo esempio, serve per contare i giorni, quindi serve per dedurre il tempo. E quindi il dato di per sé non può prescindere da una forma. Parlando del digitale, il dato è l'accumulo di una carica elettrica in linguaggio binario 0-1, che poi attraverso un'elaborazione che non sarebbe intelligibile dall'uomo diventa qualcosa che l'uomo può capire. Quindi a livello di ciclo di vita del dato si ha la generazione con gli approcci che vi dicevo prima, quindi uno sceglie l'approccio che meglio crede, poi ce ne sarebbe anche un terzo per le aziende, che non è in realtà un approccio, una modalità. Quando i sistemi di produzione o logistici sono avviati, i dati servono per monitorare certi aspetti. È più simile, diciamo, all'approccio deduttivo, perché se devo andare a verificare una cadenza di macchina, devo versare a magazzino la produzione, il dato sarà quello del contapezzi piuttosto che lo stato macchina che si spalma nel tempo. Quindi abbiamo una generazione, una memorizzazione che consiste nell'acquisizione, quindi nella rilevazione del dato prima dell'immagazzinamento. Anche qua aspetto che solitamente è trascurato, ma potrebbe non essere banale, è la pulizia, quindi anche con un sistema robusto. Se non si trovano dei metodi e delle formule anche di pulizia del dato, che vuol dire abbandono, non immagazzino dati scorretti che potrebbero derivare da letture errate o da una congiuntura di eventi che invalida il dato, c'è un certo principio che dirò in modo soft, per cui se ho un dato cattivo, l'analisi, il risultato del dato non potrà che essere cattivo. Fortuitamente potrebbe essere... L'hai detta soft. Come? L'hai detta soft. L'ho detta soft. Sì. Voi che lo sapete, quindi... Cattivo input, cattivo output. Quindi prima di immagazzinarlo, e vi giuro che nessuno in un sistema informatico, già in un database, è molto difficile che questo avvenga, nessuno andrà a verificare i dati come sono immagazzinati. Ci potranno essere delle rivelazioni di incoerenze successive, ma probabilmente non sono strutturali. E dopo c'è l'utilizzo del dato, quindi il dato serve per produrre un'informazione, l'informazione è l'aggregazione di più dati, e l'aggregazione di informazioni genera la conoscenza, quindi attraverso analisi, interpretazione, da certi simboli nel digitale, certe cariche elettriche che si memorizzano in certi punti del disco fisso, noi riusciamo ad accumulare la conoscenza. Per cui c'era la citazione di, vedete, Platone e Galileo, che diciamo a chiosa di questa risposta con delle frasi abbastanza famose, riassumono questo che è l'approccio di per far fruttare i dati. È ovvio che il tema della sicurezza, anche qua questo non è generato. Se non mi sono preparato, come dicevo prima, l'autostrada, quindi piena di buche, non è che vado molto lontano. Grazie mille Andrea. Tocca ancora a Daniele, al quale chiedo, ma parlando di reti Profinet, avete voi uno strumento diagnostico che ci parli del
di come funzionano, quindi mi sembra di ricordare c'è un tool che voi chiamate PNT. Sì, allora CSMT ha sviluppato un sistema, un software in collaborazione con Siemens proprio sulla diagnostica e l'analisi delle reti in campo di automazione industriale. Questo software, diciamo, è o quantomeno dovrebbe essere uno strumento essenziale in mano ai manutentori di impianti e di reti di automazione industriale, in quanto è uno dei pochi sistemi con il quale si può tenere sotto controllo e monitorato il funzionamento delle nostre reti. È chiaro che le nostre reti hanno delle criticità che vanno tenute sotto osservazione, hanno una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate, ma sempre a determinate condizioni. Ed è qui per questo che reputiamo molto importante avere sempre sotto controllo il funzionamento delle reti in ambito industriale per evitare fermi impianti o comunque problemi legati al sistema di comunicazione. Qui, per esempio, in questa slide, vediamo, vi racconto, giusto per spendere due parole, un caso pratico che abbiamo vissuto direttamente in una delle nostre consulenze, proprio legate a un'errata implementazione di Industry 4.0. Il problema nasce da banalmente un'azienda manifatturiera in campo legata al settore dell'automotive, ha un'isola robotizzata in impianto che ogni tanto ha un fermo impianto, mancata produzione, tutte le conseguenze che conosciamo bene. Il primo a essere incalzato è il produttore, il fornitore della macchina. Il fornitore della macchina, ovviamente dal cliente finale viene additato, la tua macchina non funziona, ci sono dei problemi, vieni a risolverli, è sempre ferma, e tutto quello che possiamo immaginare, discussioni tra il fornitore e l'utilizzatore, il cliente finale. Dopo aver effettuato N tentativi di risoluzione di problemi legati al fermi improvvisi di questo impianto, viene presa in considerazione l'ipotesi di coinvolgere CSMT in quanto esperti di reti per fare un'analisi di quello che stava succedendo sui sistemi di comunicazione dell'impianto di produzione di questa macchina che ogni 3x2 aveva questi sintomi e generava fermi impianti e fermi produttivi non indifferenti. Quello che abbiamo trovato dopo un'analisi è stata una cosa abbastanza comune, nel senso che è quello che noi vediamo in ogni caso per la maggiore in tanti impianti. Semplicemente era nata un'esigenza di raccogliere una serie di informazioni di processo legate a questa macchina specifica, era stata portata alla rete aziendale, alla rete off dell'ufficio direttamente in impianto ed era stata interconnessa alla macchina tramite uno switch di ufficio direttamente alla rete d'ufficio. Perché? Perché il sistema di gestione che doveva raccogliere i dati necessari stava sul server aziendale e quindi necessariamente bisognava far transitare il flusso dalla rete d'ufficio. Quello che noi abbiamo visto durante la scansione è stata subito la presenza di traffico anomalo che normalmente non è presente su un impianto di automazione, uno tra i quali possiamo vedere dei picchi di multicast che banalmente erano generati da una stampante che era presente sulla rete aziendale in ufficio. È chiaro che una stampante su una rete d'ufficio è abbastanza normale trovarla e non genera alle reti aziendali nessun tipo di particolare problema. Diversa invece è la sensibilità delle reti di automazione in questo caso, di queste generazioni di traffico inaspettato e
di solito anche voluminoso, perché l'impatto che in quel caso si aveva sulla nostra macchina era proprio il fermo impianto. Quindi il produttore della macchina, additato di incompetenza, problemi e attriti generati tra il cliente e il fornitore di impianto, tutto questo solo perché non si è effettuata un'analisi di quello che era l'architettura della rete e non si è pensato ad un modo corretto per implementare tale tecnologia e tale esigenza di raccolta dati, che ha generato tutto quello che poi abbiamo visto in azienda, quindi fermi impianti, mancate produzioni, attriti e quant'altro. Questo solo perché quando si sente parlare di Industry 4.0 dobbiamo necessariamente farci accendere una lampadina e quindi cercare di capire che è molto ed estremamente importante innanzitutto conoscere come è fatta l'infrastruttura in campo per poter implementare correttamente queste nuove tecnologie in maniera da impattare il meno possibile su quello che è l'efficienza dei nostri impianti produttivi. Grazie Daniele. Gabriele, ma a questo punto, se portiamo intelligenza all'interno di questi ragionamenti, possiamo parlare o cominciare a parlare di machine learning. Ci dai una mano a capire di cosa si tratta, per favore? Allora, qui abbiamo un po' schematizzato, uno schema classico di suddivisione tra quello che è machine learning e intelligenza artificiale. Qui si potrebbe aprire un capitolone enorme che arriva fino alle applicazioni etiche e non etiche dell'intelligenza artificiale, da cui non ne usciamo più. Però rimanendo sulla parte un pochettino più di facile e semplice di definizione generale, diciamo che in generale cosa utilizziamo? Perché utilizziamo l'intelligenza artificiale? Perché le macchine sono molto brave a fare quello che non sono bravi, a cui non sono bravi gli uomini, cioè a dare in maniera ripetitiva tanti dati, una quantità enorme di dati, e quindi estrarre da questa quantità gigantesca di dati qualche informazione che all'occhio umano sfugge. D'altro canto, scusate, muto Andrea perché è un po' rumoroso, d'altro canto fortunatamente le macchine con intelligenza artificiale, quello che probabilmente non potrà mai fare è la parte creativa, quindi creare qualcosa da nulla, nonostante ci siano adesso molte reti neurali che fanno dipinti e tutte queste cose sulla base di altri dati, quindi questo un po' da un certo punto di vista preoccupante. Però noi in questo caso stiamo parlando di applicazioni nell'ambito industriale e quindi applicazioni concrete che possono essere utili, basarsi su principi di machine learning. Machine learning fondamentalmente è una macchina che estrae della conoscenza delle informazioni partendo da dei dati che noi forniamo alla macchina. Questa fase di addestramento, si dice, quindi gli si dà al sistema una quantità enorme di dati, e questa fase di addestramento può essere diviso normalmente tra supervisionato e non supervisionato. Sono i due grandi sistemi. Supervisionato vuol dire che io do alla macchina non solo dei dati, ma anche una classificazione di questi dati. I dati può essere qualunque cosa, quindi quello che dicevamo prima, temperature, pezzi, vibrazioni, consumi elettrici, quindi questi dati complessi che per gli uomini e per le persone sono difficili da capire, soprattutto in maniera aggregata. Quindi immaginate di avere un macchinario molto complesso da quale estraiamo decine di diverse informazioni di tipi diversi, quindi possono essere delle temperature, delle vibrazioni, consumi elettrici, delle immagini, piuttosto che altre cose, quindi dati molto eterogenei tra loro, e gli dico e associo a queste macchine, a questo set di dati, delle informazioni di buono o cattivo, per farla semplice, possono essere più complessi, ma gli dico quando la macchina funziona in questi set, sta lavorando bene, in questi altri sta lavorando male. Do tutto in pasto a un sistema di machine learning che poi mi estrarrà, in base a queste informazioni che gli ho dato,
delle descrizioni di ciò che è bene e che va bene e ciò che va male, diciamo generiche, in modo da poterlo poi riapplicare in tutti i dati casi futuri che non gli ho ancora passato. Quindi fondamentalmente gli passo l'esistente, il sistema si farà un'idea, mettiamola così, di come funziona la macchina e quindi sarà in grado con i nuovi dati che arriveranno nel futuro, quindi coerenti con quanto gli ho dato prima, ma diversi, di capire se stiamo andando verso una situazione o l'altra o all'interno delle situazioni che gli ho dato come si sta muovendo. Ecco, in questo caso sarebbe supervisionato se io gli do, classifico questo set di dati iniziale, faccio una classificazione umana, non è supervisionato nel momento in cui gli do dei dati e non gli do una classificazione, ma la macchina da sola va a estrarre dei cluster, vengono detti quindi dei gruppi di funzionamento, dei tipi di funzionamento coerenti tra di loro. E quindi qua a livello di clusterizzazione eccetera si apre di nuovo un enorme capitolo della statistica e della matematica che è un pochettino complesso, però diciamo che la macchina in generale fa da sola, mettiamolo così. L'esempio tipico poi si va nel deep learning. Deep learning sono quelle applicazioni in cui per realizzare questa fase di classificazione si parte da una grandissima quantità di dati, difficilmente processabile dalle persone, e l'applicazione tipica è nella classificazione o dell'estrazione di informazioni da immagini, video e audio. Nella slide successiva, Andrea, avevo preparato uno schemino classico, giusto per capire il funzionamento, cioè questo il classicone. Qui supponiamo che in ingresso ho un'immagine e la mia rete neurale opportunamente addestrata, eccetera, mi classifica che sto guardando un uccello piuttosto che un cane, piuttosto che un gatto. Oppure ci sono altre reti neurali, per esempio, per classificare i tipi di gatti, oppure ci sono altre reti neurali per classificare quando la mia macchina va bene, la mia macchina va male. O per esempio, un esempio che è stato fatto nell'Università di Brescia è classificare le immagini, le radiografie dei pazienti affetti da Covid, in maniera che automaticamente la rete quantificasse e oggettivasse la compromissione polmonare dei pazienti, senza che questo venisse fatto da un medico che doveva fare l'operazione manualmente, guardare le radiografie. Ora, questa è l'applicazione classica. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo detto degli strati, dei layer, e questi layer fanno operazioni diverse. Per esempio, un'operazione potrebbe essere l'estrazione di un tipo di colore, l'estrazione dei contorni, l'estrazione di capire se c'è un cerchiolino, e il cerchiolino poi diventa un occhio. Quindi queste micro operazioni che vengono pesate con dei valori e quindi mi danno tutte insieme il modo con cui la macchina mi classifica che è un uccello. Se invece questa estrazione del cerchiolino che nominavo prima è utilizzata anche per esempio nell'estrazione dell'informazione è un gatto, ma magari avrà un peso diverso. Per esempio il cerchiolino avrà una dimensione diversa perché il gatto mediamente nelle immagini che ho visto ha un occhio più grosso. Questo lavoro di creare una rete neurale e addestrarla in maniera automatica è tanto più buona, tanti più dati gli do all'ingresso. Quindi nell'applicazione industriale io avrò in ingresso un set di dati, quindi questo è un esempio di dati bidimensionali, ma io avrò 10 dati diversi, eterogenei tra di loro, li metto tutti in ingresso a questa rete, in modo che questa rete si addestri in base a quello che gli dico che ogni set di dati è, e in uscita mi definisce automaticamente per i dati che gli ho dato e quelli che arriveranno in futuro, che tipo di, che cosa sto guardando. E finché io guardo un'immagine che è un uccello, ovviamente per l'occhio umano è facile, immaginate di avere una tabella di, anzi, uno spazio con, uno direbbe, con n dimensioni, che praticamente non è immaginabile dal nostro cervello limitato, però in quel caso io dovrei in quel punto classificare che cosa sta accadendo. E allora in questo caso il machine learning ci viene in aiuto. Questo qua è un breve riassunto di quello che potrebbe essere l'applicazione di machine learning e intelligenza artificiale. Grazie mille Gabriele, ottima cosa. Andrea, quindi se io ci metto il digitale dentro un prodotto, cosa succede? Mi sa che devi aprire il microfono, Andrea. Microfono. Andrea, il microfono. C'è qualcuno che mi
mi silenzia perché stavolta sono stato attento. Sì, è colpa mia, adesso ho imparato, sì. Faccio anch'io la mia rete neurale 2 alla terza, quando toccherà di nuovo a me. Esatto. Quindi, servono almeno 3 occorrenze, riprendo, la risposta. Quindi succedono tante cose, quindi si aprono anche magari altre problematiche legate anche lì alla sicurezza della trasmissione del dato, quando la digitalizzazione entra nel prodotto e si abilita, adesso la faccio un po' semplice, comunque si parla di business plan, quindi si parla di un'iniziativa imprenditoriale, quindi non è che è automatico, anche se al giorno d'oggi abbiamo anche in letteratura molti casi di successo che magari adesso vado a citare. Per cui, tornando al produttore di macchine, quindi si continua a essere produttore e venditore di macchine, quindi partendo da un servizio base si può arrivare, è comunque un servizio perché la macchina di per sé, salvo casi di collezionisti, ma non è nell'industria, comunque è molto raro, la macchina in realtà è lo strumento con cui un cliente esegue o delle altre operazioni e in buona sostanza soddisfa dei fabbisogni del suo cliente, del suo mercato. Però se il digitale entra nel prodotto si può far evolvere anche la parte di contorno, quindi non direttamente collegata alla progettazione, costruzione e consegna del prodotto, che è quella che viene chiamata la servitizzazione, servitization in inglese, quindi le linee di ricavo, quindi il fatturato aziendale si sbilancia per il nuovo ingresso di cose nuove. Quindi parlando di servizi intermedi, quindi in ragione comunque della digitalizzazione, quindi del prodotto, della macchina che comunque trasmette delle informazioni in utilizzo, quindi nelle condizioni, nell'ambiente di utilizzo del cliente. Qua qualcuno di voi ha detto sì, però le riparazioni posso farle anche prima, sì, ma vado a farle forte dei dati che vado a collezionare, per cui diciamo, amplificando questo fenomeno che già i costruttori di automobili fanno da tempo, lì anche i volumi ce lo permettono perché si parla di milioni di produzione di milioni di pezzi all'anno. Se il manufatto mi restituisce un certo modo di funzionamento che potrebbe anche essere un difetto, la prima cosa che viene in mente a tutti è quella di modificare il progetto per rimuovere questo difetto, per quello che si fanno tanti anni di garanzia. Toyota da 10 anni di garanzia su componenti meccaniche elettriche, perché non si rompono mai, e comunque l'evento è talmente raro che in probabilità questo non accade, per cui si aumenta il valore percepito dell'automobile con questa, diciamo, l'estensione di garanzia che tutti ben conosciamo, per cui il monitoraggio è la stessa cosa, quindi il costruttore indica all'utilizzatore del bene che stanno per accadere certi difetti oppure che è giusto intervenire e lo fa il cliente in ragione di questo monitoraggio, oppure si può arrivare anche a un aumento del quello che si chiama il field service, quindi quando il cliente già ingaggia il produttore o una filiale autorizzata a portare avanti dei servizi in campo, quindi in loco presso di sé, oppure quando si parla di help desk, questo viene naturalmente migliorato in ragione dello storico e del tempo reale con cui le informazioni vengono istituite dal macchinario. Se poi si parla di servizi avanzati, quindi qua l'evoluzione che dicevo prima culturale non è solo di chi digitalizza il prodotto o l'azienda, ma è anche di tutti gli attori della filiera, quindi come dicevo prima, se il cliente è d'accordo e se le condizioni lo permettono, si può arrivare anche al pay per use. Qua, caso della letteratura, Rolls Royce, i motori degli aerei, è ovvio che vende il motore, ma vende soprattutto le ore di volo, in ragione del fatto che il motore è retroazionato, per cui i tecnici della casa madre hanno motore per motore, sanno dov'è, sanno cosa sta facendo e possono prevedere o intercettare dei possibili difetti, potendo naturalmente intervenire, e quindi è naturale che poi, allora, che cosa compra il cliente? Non compra l'oggetto per possederlo, compra il servizio, il fatto che il motore gira fa volare un aereo. Anche qua nell'automotive si è arrivati anche a pay per drive. Non compro l'automobile per possederla,
portandomi in casa anche i possibili effetti nefasti, me la rubano, arriva una camaletta, la grandine, ci cade sopra un albero, per cui viene distrutto il bene, ma qua è un cambio di mentalità che non sempre avviene. Siccome l'automobile serve per percorrere, io sono disposto a pagare i chilometri che percorro in modo confortevole, eccetera. Il fleet management, per citare un altro esempio, è quando la gestione della flotta del parco installato del cliente viene dato in subappalto al fornitore, quindi è il fornitore che fa la manutenzione e può ragionevolmente organizzarsi molto meglio, quindi risparmiando dei costi, sapendo esattamente che cosa succede nelle varie macchine in giro per il mondo, come se avesse dei suoi operatori presso il cliente. Oppure training avanzato, qua ma ricambio esempio, produttore di presse per la pressocolata, non è il produttore di pezzi che vanno a finire sull'automobile o vanno negli elettrodomestici, ma è colui che ha la conoscenza per costruire la macchina che serve per fare queste operazioni, per cui il produttore ha comunque del know-how di stampaggio che può in collaborazione col cliente trasferirlo, mettere a punto la macchina, insegnare al cliente a usarla meglio, quindi il fatto che la macchina sia retroazionata dà dei dati a lui e anche al cliente per effettuare questo training. Un esempio molto semplice: ho visto che i tuoi operatori utilizzano male, sforzano questo motore, e l'ho visto perché il motore è retroazionato, io dall'altra parte del mondo ho scoperto questa cosa, ti offro un corso affinché i tuoi operatori utilizzino meglio la macchina e ne aumentino anche la vita utile con vantaggio di tutti. Grazie mille Andrea. Chiedo scusa Daniele, salto la sua domanda semplicemente perché ha già risposto praticamente con l'esempio precedente della macchina e del produttore, e vado quindi da Gabriele. Gabriele, ma è un'applicazione in ambito Factory Maps, che l'abbiamo accennata prima, ma secondo me ha destato anche qualche curiosità dal punto di vista dei ragazzi che ci stanno ascoltando? Ok, allora farò qualche esempio molto molto pratico e concreto che abbiamo realizzato su questo tema. Quindi applicazioni di sistemi di intelligenza o di machine learning, che abbiamo nominato prima, quindi diversi strumenti atti a scopi diversi in azienda, basandosi su dati che comunque l'azienda più o meno e le macchine più o meno fornivano. Il primo è quello che avevamo nominato già all'inizio, quindi coerentemente è l'usura dell'utensile. E adesso guarda, Andrea, scusa, ti muto perché... L'usura dell'utensile, perché è utile prevedere l'usura dell'utensile? Gli utensili sono oggetti ovviamente che vanno a consumarsi nella lavorazione, sono oggetti che hanno un certo costo, ma soprattutto quello che costa è il fatto che l'utensile crei dei pezzi non conformi. Quindi l'utensile ha lavorato, io suppongo che abbia lavorato correttamente, poi misuro la grandezza che sto controllando del mio pezzo prodotto, che sia un diametro, che sia una rugosità o qualunque altra cosa, e è fuori limite, quindi non posso venderlo al mio cliente. Quindi che danno ho avuto? L'utensile consumato, ma vabbè, quello lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, pezzo non conforme, quindi che devo rifare, ore di macchine utilizzate e un attrezzaggio, quindi una sostituzione dell'utensile, un cambiamento che non avevo previsto di fare in quel momento, ma purtroppo devo farlo perché si è consumato prima di quello che avevo calcolato. Allora, quello che viene fatto normalmente, quindi per evitare questo tipo di danno, è prevedere un danno inferiore, cioè cambio l'utensile prima che si logori troppo. E quindi come faccio a dire dopo quanti minuti o quante lavorazioni lo logoro? Beh, lo faccio sulla base di dei dati raccolti precedenti. Cioè so che questo utensile per fare questa lavorazione mi fa 200 pezzi senza alcun problema, quindi quando ho fatto 200 pezzi vado a sostituirlo. Però magari lo sostituisco troppo presto e quindi potrebbe farmi altri 30, 40, 50 pezzi. E quindi il ragionamento che si fa è, vabbè, è un costo che considero di tenermi in tasca e sostituisco l'utensile prima che sia utile sostituirlo o necessario sostituirlo. L'obiettivo che noi abbiamo portato avanti con alcune aziende in diverse applicazioni è dire, ok, cerchiamo di capire quando l'utensile si sta lavorando. Come faccio a capirlo? Lo step principale è misurare. Sì, il primo step è sempre misurare. Una volta che misuro conosco, una volta che conosco controllo,
e se controllo poi posso migliorare, però prima se non misuro non arrivo da nessuna parte. Quindi step 1, installazione di sensoristica specifica che mi dia delle indicazioni sul lavoro dell'utensile. Possono essere temperature, quindi o termocamere o temperature locali, vibrazioni, quindi accelerometri per misurare vibrazioni posti in punti strategici, possono essere consumi elettrici, quindi quando il mio utensile sta lavorando troppo, sta sforzando, consuma più energia. Possono essere anche microfoni. Il classicone delle aziende è che l'addetto che lavora sulla macchina sente quando l'utensile della macchina non sta lavorando bene, sta vibrando male, sta facendo qualcosa che non funziona, perché il rumore della macchina o che sta facendo cambia leggermente. Questo nelle lavorazioni, come vedete nell'immagine di esportazione trucciolo, è particolarmente vero. Se quindi la persona lo sente, e normalmente quella persona ha ragione perché ha anni di esperienza, vuol dire che questa situazione è oggettivabile attraverso delle misurazioni. Allora quello che noi facciamo è inserire degli accelerometri e dei misuratori indiretti dell'usura dell'utensile. Se vai alla slide dopo, Andrea, c'è un piccolo esempietto che fa vedere, per esempio, la punta di un utensile quando si è ovviamente ingrandita, eccetera, eccetera, quando si sta lavorando, e poi un sistema che abbiamo realizzato noi che permette, da tutta una serie di dati raccolti sulla macchina, quindi diversi e eterogenei, come dicevamo prima, cioè ricordiamoci sempre che noi prendiamo tanti dati e cerchiamo di collassarli in quello che è un'informazione utile. L'informazione utile in questo caso è l'indice di consumo dell'utensile. Noi in questo caso abbiamo trovato un'indicazione puntuale, unica, un numero singolo che mi indicasse la percentuale di usura dell'utensile. E quindi diciamo, finché è nella fascia verde, quindi semplifico al massimo, ma l'idea è questa: finché è nella fascia verde va tutto bene, nella fascia gialla, attenzione, potrebbe succedere qualcosa, nella fascia rossa ormai troppo tardi, too late. Quindi suggeriamo di prevedere un cambio quando iniziamo a essere nella fascia gialla. E allora in questo caso l'azienda ha implementato il sistema, l'azienda aveva un particolare problema perché gli utensili che loro usano sono costosi e il cambio per sostituirli è piuttosto lungo, quindi sostituirli nel momento giusto e prevederlo e dire ok, guarda, lo sostituisco tra 500 pezzi perché tanto so che finisco la mia campionatura, eccetera, e quindi non mi impatta nella produzione, per loro è stato un enorme vantaggio. Quindi in questo caso è stata un'applicazione non di machine learning ma di estrazione di informazioni da dati complessi, quindi possiamo metterla sotto il macro cappello dell'intelligenza artificiale. Nella slide successiva invece vi porto un esempio di un'applicazione di machine learning pratica, qui forse non si vede benissimo, però l'idea è azienda che produce per un laminatoio, quindi lamine di alluminio in questo caso. Finora come funziona, come lavora l'azienda? L'alluminio che viene laminato può avere delle impurità, possono esserci dei problemi sul rullo, delle temperature, non funziona sempre perfettamente la macchina, quindi il prodotto può avere dei difetti sulla superficie. Questi difetti sulla superficie sono diversi e quindi come potrebbero essere classificati come difetti da scarto, quindi devo tagliare il pezzo di metallo, piuttosto che va bene, lo segnalo al cliente, ma non è un difetto che mi rovina il prodotto. C'era una persona, cioè tuttora, una persona che guarda il laminato visivamente con gli occhi e segna sul foglio di carta, cerca i punti in cui c'è il difetto, per poi andare nello step successivo e qualcun altro dovrà tagliare la parte che non va bene, giuntarla, fare tutto quel processo lì che è piuttosto logorante, un po' lungo. Soprattutto logorante la parte di identificazione, perché pensate di stare 4 ore di fila a guardare un laminato che passa e indicare dove ci sono i difetti e quali sono, oltre ad avere la responsabilità di indicarli correttamente. Quello che abbiamo fatto è l'installazione di una serie di telecamere che identificassero l'errore e lo classificassero sulla base di cosa? Sulle indicazioni date dall'esperienza della persona. Quindi la persona ha continuato a fare il suo lavoro per un certo periodo, ha indicato i difetti buoni, i tipi diversi di difetto che trovava. L'abbiamo associato con le immagini delle telecamere, quindi difetto 1, 2, 3, eccetera, e poi questo sistema, sulla base di questi dati forniti dalla persona e supervisionati, quindi rispetto a quello che dicevamo prima, c'è la supervisione della persona che gli dice quello che va bene e quello che va male,
sistema addestrato, e poi il sistema è stato in grado di riprodurre lo schema, tra virgolette, lo schema mentale, ma diciamo l'esperienza della persona, classificando i difetti in maniera automatica e fornendo in output quella griglia che si vede lì in un piccolo screenshot, che dice dov'è il difetto, che tipo di difetto è. Questo ovviamente è un enorme vantaggio, perché permette anche di storicizzare tutto quello che era cartaceo, diventa digitale, è completamente automatico, cioè comunque supervisionato dalla persona che dicevamo prima, che deve comunque verificare che la macchina abbia fatto tutto bene, ma ci mette banalmente mezz'ora al giorno invece di metterci 6-7 ore. Quindi voglio dire, il risparmio di tempo per quella persona è enorme, e si può poi dedicare a capire perché è stato generato quel difetto e migliorare la macchina riducendo la quantità di difetti che venivano prodotti. Ecco, questi sono due esempi molto abbastanza semplici, credo, di per capire un'applicazione del sistemi di intelligenza su dati generati dalle macchine in maniera automatica. Questo, secondo Grazie, me, ho concluso i miei esempi. Arriviamo all'ultima domanda, così poi, visto che siamo stati bravissimi con i tempi, possiamo lasciare spazio a eventuali domande, e chiedo soprattutto ai ragazzi dell'ITIS di magari prepararsi un paio di domande, giusto per approfondire alcune tematiche, qualora ritenessero opportuno farlo e siano conformi anche alle esigenze didattiche da parte degli insegnanti. Nel frattempo, Andrea, ti chiederei, hai parlato di servitization poco fa, hai accennato alcuni esempi, magari si può un po' approfondire questo concetto, che è un concetto molto in uso, però che comporta poi tutta una retroattività, e tu parlavi appunto di motori retro che hanno un controllo da remoto, eccetera, quindi magari possiamo in qualche minuto approfondire questo concetto. Sì, grazie Giancarlo, quindi lo riprenderei anche se l'ho già appunto delineato, proprio con tre fotogrammi che riprendono gli step di servitizzazione. Quindi questo che vedete è un esempio tipico: abbiamo i due attori, il produttore dell'impianto, che tipicamente dopo la vendita ha una visita bassa o magari anche nulla, e qua tanti mi dicono, aziende con cui collaboro, faccio un prodotto troppo bello perché dura molto, non si guasta mai, non mi chiamano più, non so più niente, per cui è un'arma a doppio taglio da questo punto di vista. Quindi qua vedete è un macchinario per il converting, quindi sono dei rulli che trasformano una materia prima in formato laminare in qualcos'altro, quindi potrebbe essere la carta, il rotolo di carta, lo scottex di turno, piuttosto che le vaschette di alluminio per gli alimenti. Quindi qua le linee di ricavo classiche per il produttore sono la vendita del prodotto, va bene l'estensione di garanzia, perché comunque anche senza il digitale non è vero che il produttore non conosce niente del prodotto, ha delle garanzie, ho già fatto le prove di laboratorio, oppure in alcuni casi il prodotto può essere affittato e ci può essere una fornitura di ricambistica. Nel lato utilizzatore, quindi riprendendo diciamo la parte bassa della spiral, quando si parlava di processi, anche qua non è detto che andiamo in un'azienda e lo troviamo, anche se da 5 anni questa parte con gli incentivi è più frequente, però troviamo ancora le aziende senza macchinari connessi. Qua vedete una sigla, si chiama MES, sta per Manufacturing Execution System, sono i software che raccolgono i dati dalla macchina, quindi che sono connessi alla macchina tramite il suo PLC o in altro modo, o con protocolli diciamo standard delle industrie 4.0 che sono stati codificati apposta, ma raccolgono questi dati e li lasciano come patrimonio dell'utilizzatore. Questa è la situazione standard, e dal punto di vista della spiral siamo già, se ci mettiamo nell'ottica dell'utilizzatore, al secondo step. Se invece iniziamo anche a retroazionare, quindi anche per impianti vecchi, perché quello che ho detto io prima era sottointeso, è solo esplicito per gli impianti nuovi, ma ora che il parco installato, quindi le macchine di vario tipo vengono sostituite da quelle nuove, potrebbero passare anche mezzo secolo, forse anche di più. Io vedo ancora macchine transfer che hanno la mia età o più e funzionano ancora, diciamo,
bene o sono ammortizzate, non tanto bene dal punto di vista della flessibilità produttiva perché sono state concepite anni fa, ma magari sono, lasciando stare i transfer, macchine più classiche, parlo di macchine utensili, sono senza PLC, cosa vado a connettere, cosa vado a fare, è lì la fonte di dati, quindi è interessante in questo progetto anche a retrofittare, si dice, quindi rendere sensorizzate, rendere diciamo digitalizzate anche le macchine, per cui al di là che ci sia o non sia PLC e in funzione della conoscenza che si vuole estrarre per il produttore da queste macchine installate, adesso c'è la famosa tecnologia dell'IoT, quindi sensori che rilevano certe variabili, diciamo quasi qualsiasi, e sono connessi direttamente a internet attraverso anche qua un'altra tecnologia del panorama 4.0 che è il cloud, quindi con una piattaforma remota che nessuno sa dov'è ma esiste, i dati non solo sono a disposizione dell'utilizzatore nel proprio MES, ma anche per il produttore attraverso una piattaforma cloud, ripeto come dicevo prima, con il consenso del produttore. Già in questa configurazione dove non trovate linee di ricavo nuove, sono ancora quelle classiche, al più ci può essere diciamo, una freccia al contrario, sapendo il produttore il funzionamento e il passaggio di soglie, di allarmi su tutto il suo parco installato, può già iniziare a programmare meglio degli interventi di service, quindi di manutenzione o di ricambistica o di rialimentazione, quello dipende dal settore, già riducendo i costi. Ridurre i costi non vuol dire aumentare i ricavi, ma comunque è una voce col segno più sui profitti. E questo innesca anche la crescita culturale del personale, quindi se noi parliamo tanto di digitalizzazione, ma comunque in azienda le aziende sono fatte da persone e le persone sono comunque hanno un, diciamo, anche loro, lasciatemi dire in metafora, un ciclo di vita. Noi andiamo molto più lentamente, l'elettronica si evolve rapidamente, io stesso che parlo inizio anch'io a avere ogni tanto delle remore, dei costi di cambiamento, hanno cambiato il menu di un certo programma, io adesso devo imparare, non sono più così produttivo, per cui questo è proprio connaturato alla nostra essenza, però diciamo volontà di crescere con le informazioni che vengono dal cloud si può iniziare a schematizzarle, a trasformare i dati in informazioni, quindi andare a misurare non so, le soglie di rottura, le soglie di sopra le quali la macchina inizia a fare scarto, e in buona sostanza si può iniziare ad avere una conoscenza primaria sull'utilizzo in loco, che ripeto non è l'utilizzo in laboratorio, l'impianto viene ovviamente testato in sede del produttore, viene poi trasferito in un'altra sede che, salvo casi particolari, è molto diversa dall'ambiente di test fatto in officina, fatto appunto in laboratorio. Conoscenza primaria cosa vuol dire? Come è utilizzato il prodotto, bene, male, qua va declinato ovviamente caso per caso, non è sicuramente come è utilizzato dal produttore che ha la conoscenza, che ha una conoscenza superiore rispetto al suo cliente perché l'ha costruito, quanto consuma anche dal punto di vista energetico. Il titolo del seminario di oggi è il digitale sostenibile, quindi già sembra una cosa banale perché comunque noi a casa nostra abbiamo quasi tutti i contatori digitalizzati, per cui il produttore ha già risparmiato quantomeno il costo di lettura dei consumi, ma forti anche le altre informazioni, quanto consuma, in quali condizioni di utilizzo, e questo non lo può sapere il produttore strutturalmente di impianto, quindi se io produco un impianto di acciaieria mica lo provo direttamente dal cliente, poi mi sgancio e il cliente lo usa, quindi si riesce anche a capire qual è il costo di utilizzo che poi impatta sul prodotto finale che produce questo impianto dal punto di vista energetico, e anche qua banalmente, ma non troppo banalmente, insomma banalmente da capire, ma è un esperimento da fare, quindi attenzione, approccio deduttivo, approccio induttivo, quanto si usura e quando si guasta, in modo tale da intervenire. Lo step successivo è quello, quindi si evolve la figura, quindi una volta che si ha accumulato la conoscenza di base, con l'intelligenza artificiale, Gabriele ha riassunta prima, quindi in funzione anche delle variabili da proiettare, se sono serie storiche da proiettare, sono immagini da riconoscere, qua c'è proprio tutta una disciplina, un mondo
di conoscenza specialistica, però una volta che i dati sono validati, sono giusti, sono sicuri e hanno già dato una prima utilità, con anche qua il digitale, quindi non delegando l'uomo a farlo, ma facendosi supportare dal computer, si può innescare anche un cambiamento dei processi, dell'organizzazione del produttore, perché se poi qua sotto vedete sono comparse magicamente delle linee di ricavo in verde, sono tutte linee di business, si chiamano, sono attività nuove che il cliente paga, per cui sono, valgono come costruire e vendere una macchina. Essendo attività intangibili, noi che siamo sul territorio di Brescia, siamo degli inguaribili innamorati del pratico, del tecnologico, di qualcosa comunque che si vede, facciamo già fatica a dedicare attenzione. Però se l'azienda va in quella direzione, non è detto che l'organizzazione dove ho l'ufficio tecnico che progetta, che industrializza, il reparto che costruisce e il commerciale che vende, adesso sto semplificando, quindi ho il commerciale solo la funzione vendite che ha contatto quel cliente, se inizio a vendere cose che non si vedono devo strutturarmi in modo diverso. Esempio molto banale, non ho il call center, mi abilito a conoscere in meglio sulla macchina e abilito un canale di collegamento col cliente in via telefonica, scusate qua suona il telefono, devo strutturarmi, quindi devo avere un call center che funziona, voglio fare formazione, devo avere nella ricerca e sviluppo anche qualcuno che produce dei corsi con del materiale didattico, con delle tempistiche, con dei formati di erogazione, piuttosto che contatti SLA, sta per Service Level Agreement, non solo vendo il prodotto, ma vendo un prodotto e ottengo un premio concordemente col cliente, se poi questo prodotto mantiene un certo livello di servizio, quindi mantiene un tasso di guasto più piccolo di una soglia concordata, e questo vuol dire euro che entrano dall'utilizzatore nel produttore. Questo ovviamente se il produttore poi ha il permesso di intervenire sull'impianto, e quindi questo porta a una crescita di entrambi i sistemi, quindi l'utilizzatore che ne beneficia di più pur avendo un esborso maggiore ma a fronte comunque di un vantaggio maggiore, è un produttore che cresce e stratifica la conoscenza non solo del macchinario, come è utilizzato, quanto consuma, ma anche perché si usura, si guasta, non solo quando lo fa ma anche perché, e quindi diciamo nel lungo periodo può anche modificare il proprio prodotto in modo tale che i guasti, le usure vengano diminuite, e anche come performa, e anche qua da declinare come il cliente lo vuole, come vuole che si comporti, per cui andare anche a limare certi costi si chiamano di over usage, quindi di progettazione del prodotto più bello, più performante di quanto il cliente si aspetta, quindi sono attività che aumentano il costo del prodotto ma non aumentano il valore percepito dal cliente, e andare a spostare questo costo su aspetti che invece sono più interessanti per il cliente. Una volta si fa ancora, ahimè, con un tasso di successo basso il famoso questionario di soddisfazione del cliente, che è postumo, quindi avviene dopo mesi, dopo anni, se il cliente risponde, in che maniera risponde, questo avrebbe tutto spazzato via l'impianto che mi dice quello che mi serve. Non occorre che io interpelli il cliente, ovviamente questo sì, perché il digitale non deve in nessun caso negare il rapporto diretto, il rapporto diciamo di interazione fisica, intellettuale tra cliente e fornitore, però abilita diciamo a monitorare il valore, perché alla fine le aziende sono dei vettori di valore da un cliente da un fornitore a un cliente, in modo continuativo e in modo tale da innescare un miglioramento continuo dei nostri sistemi, dei nostri macchinari, scaricato, delegato sulle macchine, quindi un qualcosa che non si vede, che funziona da solo una volta che l'abbiamo implementato e messo a punto. Grazie mille Andrea, noi abbiamo concluso la tavola rotonda, mi permetto di fare un'osservazione conclusiva e generale, intanto che magari si prepara qualche domanda. Come avete potuto vedere e ascoltare, e spero sia stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, siamo in un processo di continuo miglioramento, di continua evoluzione, ma l'evoluzione ovviamente deve avere un senso, un'utilità e una sua sostenibilità. Questo lo vediamo, l'abbiamo visto in maniera esplicita, quindi
noi viviamo un'evoluzione digitale che interpretiamo nella vita di tutti i giorni attraverso l'utilizzo di device come l'iPhone piuttosto che lo smartphone o il tablet o i giochi che utilizziamo per fare gaming eccetera, e pensiamo, siamo portati a pensare che quella sia l'evoluzione digitale. Di fatto, viceversa, il punto in cui l'evoluzione digitale fa sentire maggiormente la sua utilità è nell'ambito produttivo, di un mondo che magari vediamo molto meno e viene molto meno pubblicizzato, ma che sta facendo dei salti in avanti notevolissimi. E in un'ottica di cambiamenti climatici e quindi di attenzione alla sostenibilità, questo è sicuramente un aspetto importante. Peraltro, ve lo dico giusto perché siamo tra noi, non pensiate che l'utilizzo di tecnologie digitali come quelle che vi ho accennato, quindi social network piuttosto che tutto un insieme di cose che afferiscono ai nostri device, sia green di per sé. Anche perché non lo è proprio per nulla, se pensate che per tenere attive le applicazioni che noi quotidianamente usiamo, parliamo di un grosso modo di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di server che funzionano H24 in diversi siti nel mondo e producono calorie a tutto spiano e necessitano di enormi quantità di energia per essere raffreddati, capite che pensare che la tecnologia digitale sia di per sé green semplicemente perché utilizza dei dati che non vediamo è un errore importante. L'ultimo aspetto sul quale volevo sollecitare la vostra riflessione riguarda quanto detto Daniele poc'anzi, e che è la parte riguardante la cyber security. Ci siamo accorti tutti di cosa voglia dire quando 2 settimane fa si è inchiodato WhatsApp e si è inchiodato tutto il mondo di Microsoft e quindi con tutti gli annessi e connessi, e al di là delle battute di Twitter tutto il mondo si è accorto che quando vanno giù queste applicazioni si ferma, e questo si è tradotto poi in un danno finanziario piuttosto notevole della società che è quotata in borsa, che ovviamente ha visto crollare i propri titoli, perché il presupposto di funzionamento è un presupposto che sostiene la valutazione e la reputazione di un'azienda. E questo è un aspetto eclatante, ma provate a pensare a cosa potrebbe voler dire nel momento in cui, con le applicazioni che abbiamo descritto, anche di machine learning, eccetera, io riuscissi ad entrare in uno di questi sistemi e a modificare le informazioni. Voi capite che se io ho un dato, come ha detto giustamente Andrea prima, ho un dato in ingresso contraffatto o corrotto, avrò in input una valutazione contraffatta o corrotta, perché attraverso è un aspetto imprescindibile. Provate a pensare in ambito diagnostico cosa potrebbe voler dire, cioè una macchina che sbaglia le diagnosi, visto che sempre più vengono utilizzate meccanismi di machine learning e di intelligenza artificiale per valutare le immagini, e l'abbiamo sentito anche questo, provate a pensare cosa può voler dire corrompere i dati all'interno di un'applicazione di questo tipo e che danni poi nella vita reale si possono produrre. Quindi l'attenzione spasmodica alla cyber security non è un vezzo, ma è una necessità, e sempre di più dobbiamo esserne consapevoli, a partire da chi è più giovane verso sempre più avanti, perché i giovani si avvieranno all'ambito produttivo e devono maturare questa sensibilità. E qua mi fermo. Se ci sono delle domande, molto volentieri noi siamo a disposizione per rispondere. La cyber security, c'è anche il recente evento del comune di Brescia, che non è esattamente o della regione Lazio o di SIAE, è giusto l'altro ieri, o di un mio cliente che ha perso 800.000 euro pronti via con una semplice transazione che è stata reindirizzata da un'altra parte. Questo dà l'idea di quanto sia importante ragionare in questi termini. Decisamente è il rovescio della medaglia. Sì, no, tanto si guadagna. Ah sì, beh, il stiamo chiacchierando in attesa che magari salti fuori qualche domanda, però una cosa che mi piace sottolineare e che potrebbe far piacere a qualcuno che decide di fare un lavoro redditizio: il cybercrime ha superato ormai da almeno 5 anni
in termini di valore il mercato degli stupefacenti, quindi in questo momento dal punto di vista criminale è l'attività che rende di più, stiamo parlando di miliardi di dollari l'anno, per la precisione un'ottantina, sono 80 miliardi di dollari l'anno che se ne vanno in fumo per attività criminali sulla rete informatica, e questo, e vi parlo solo degli aspetti diciamo più carini in termini generici, cioè di truffa, perché poi c'è tutto un altro mondo che afferisce ad altri aspetti tipo bullismo, stalking, eccetera, che non vengono quantificati dal punto di vista finanziario, ma sono altrettanto dannosi. Mi pare che il l'ITIS si sia sconnesso, o erro, sì, nella lista dei... Ci abbiamo solo due, non avevo notato. Allora a questo punto possiamo chiudere. Quindi ringrazio i superstiti collegati che ci hanno ascoltato fino ad oggi. Spero che la cosa sia stata di interesse. E a questo punto noi ci salutiamo, che tanto ci vediamo giorno sì, giorno no. E quindi arrivederci, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, buona giornata a tutti.